Allora, studio il russo e lo spagnolo perché faccio il filologico, quindi faccio anche le letterature, che è la materia che più mi piace. Allora, spagnolo, che è madrelingua, e poi italiano, inglese, e francese e svedese. Allora, quando sei venuto in Italia, conoscevi l'italiano? No, affatto. Quindi hai imparato l'italiano? Esattamente, sono andata a scuola e non sapevo assolutamente parlare, ho iniziato a novembre e a dicembre sapevo perfettamente tutto. Allora, quando sei arrivata in Italia sapevi un po' di italiano? Appena venuto no, più fatica devo imparare, prima il mio compito è imparare l'italiano. È stato molto difficile? Sì, inizia sì. Ma ti conosci tutti nello stesso modo? No, sicuramente lo spagnolo e l'italiano lo conosco abbastanza bene, l'inglese anche. Già il francese e lo svedese continuo a studiare per perfezionare. Ti piacciono le letterature? Sì. Quali? Allora adesso più che altro mi piace la letteratura russa perché l'ho riscoperta. Prima non avevo mai letto nessun autore russo e da quando ho preso il primo libro di Dostoevsky è stato amore a prima vista. Immagino. Cosa dire? Non c'è mai stata un'interferenza tra tutte queste lingue? Sicuramente. In primis tra lo spagnolo e l'italiano, anche se cerco di non fare interferenze, alla fine comunque magari nella costruzione delle frasi, quando devo scrivere o tradurre qualche testo, inevitabilmente compaiono, anche se non vorrei, cerco di non farlo. No, magari nel momento in cui parlo con mia mamma, che lei mi parla in rumeno, e magari le inizio a rispondere in rumeno e finisco in italiano, senza rendermene conto. C'è qualche episodio che ti ricordi legato per esempio ad un uso scorretto di una parola o di una espressione o di una struttura? Ma di sicuro anche nella vita quotidiana, parlando magari con connazionali che abitano qui, ci sono alcune parole che ormai magari non ci ricordiamo o che sono di uso, che abbiamo imparato qui. Come hai fatto a imparare l'italiano? Perché l'italiano? Perché mi trovavo con l'italiano. E le hai imparate tutte nello stesso modo? No. Lo spagnolo da bambino e anche l'italiano ho iniziato a studiarlo a 4 anni, a scuola. E poi invece con le altre ho iniziato un po' dopo. L'inglese a 11-12 anni, lo svedese anche e il francese un po' anche da quell'età. È stato tutto troppo veloce, sono arrivata qua che dovevo fare, avevo ancora 2 settimane di terza media qua, quindi mi hanno detto o fai le 2 settimane o fai tutta la terza media. Che è diverso. Ma sempre a scuola comunque hai imparato le lingue? Sì. Perché avevo paura di non passare. Come hai fatto? Prendevo i fogli e ripetevo, facevo il possibile per capire, più che altro. Però era meglio studiare a memoria tutta la struttura della frase, capendo. Però in questo modo riuscivo a ritenere le cose. Ma come l'hai imparato? Imparato con... Inizia, studia insieme con un libro così, poi fine non impara niente. Ma conto tuo? Conto mio, sì. E non serviva? Non serve una lingua, se non parla con persone non si impara. Perché una frase non so dove mettere. Bello! Cioè non sai come usarla? Sì.